Nicola Boemme della Badiani CSF ha vinto allo sprint la decima tappa del 98esimo Giro d'Italia da Civitanova Marche a Forlì di 200 km. Seconda posizione per Matteo Busato della Southeast, terzo Alessandro Malaguti della Nippo Fantini. Il 25enne di Sandona di Piave, professionista dal 2013, è al suo secondo successo. Ha trionfato dopo una fuga di quasi 200 km. Boemme è anche la nuova maglia rossa del Giro d'Italia. Problemi per il leader del Team Sky, Richie Porter, australiano afforato ai meno 6 dal traguardo ed è stato aiutato dal connazionale Simon Clerk della Orica Greenage, che gli ha prestato la ruota anteriore per consentirgli di ripartire rapidamente. Il gesto è costato caro, la giuria ha infatti penalizzato entrambi con un ritardo di 2 minuti in classifica generale. Pianura vera finalmente dopo il riposo di lunedì e una prima settimana decisamente impegnativa. Da Civitanova Marche a Forlì, una tavola di biliardo lunga 200 km. Subito dopo la partenza, 5 atleti danno il via ad una fuga tutta italiana: Oscar Gatto, Nicola Boemme, Alessandro Malaguti, Matteo Busato ed Alan Marangoni. Il gruppo lascia fare, ma neanche troppo, gli attaccanti arrivano a guadagnare un vantaggio di 4 minuti e 30 dopo 90 km. Il gruppo rimonta nel finale, ma gli uomini alla comando resistono ed arrivano a giocarsi il successo. È così che la spunta Nicola Boemme al primo successo al Giro d'Italia, il secondo da quando è professionista.